complimenti per questa straordinaria iniziativa. So che è stata supportata da questa, insomma, realtà campana, ma non solo, perché hanno così spinto che lei andasse ad unire l'Italia e il Perù in questa fortunatissima regione. Come è andata e naturalmente quali sono gli obiettivi di questa grande iniziativa che qui nella regione Campania è destinata a crescere e a svilupparsi? Perché tante sono le iniziative che contraddistinguono la sua associazione: attività di interculturalità, addirittura attività di formazione, attività di prevenzione, insomma siete presenti sul territorio anche per gli immigrati e le problematiche che naturalmente riguardano loro. Questa sera quanti amici delegati ci sono venuti a trovare? Amici delegati si sono venuti a trovare più di 25 da Roma e da Torino e noi siamo molto contenti e felici di poter stringere questa amicizia, questa fratellanza, questo scambio di culture, perché era già il momento di farlo qui in Regione Campania, perché noi siamo conosciuti già al nord Italia, nella Regione Lazio e altre regioni dell'Italia, però in Campania per la prima volta che si presenta così, in questo modo, la marinera, la danza delle Ande, la danza anche della foresta amazzonica nostra, e siamo molto contenti anche di poter condividere con i nostri cari amici italiani anche le nostre pietanze. E il motivo e l'obiettivo di questa riunione, di questa iniziativa, è promuovere la unione tra Italia e Perù. Per questo l'abbiamo messo, no? Italia e Perù. Italia e Perù unici per l'amicizia, unici per le pietanze, per la gastronomia, anche per l'arte.